Ciao a tutti, io sono Lele ed oggi sono qui con i miei amici di Fustella Rotante per prepararci all'avventura con la Spedizione Perduta. Gioco da 1 a 5 giocatori della durata indicativa da 30 a 50 minuti, edito in Italia da Studio Supernova. In questo gioco, ispirato ad un fortunato bestseller, i giocatori dovranno organizzare una squadra di spedizione composta da 3 avventurieri per seguire le orme del leggendario esploratore Percy Fawcett, recatosi in Amazzonia alla ricerca di Eldorado. Nella giungla profonda, in un percorso ricco di insidie, dovremo prepararci ad affrontare pericoli improvvisi, gestendo al meglio cibo e munizioni e facendo tesoro della preziosa esperienza di ciascun membro della squadra. Vincerà la partita chi raggiungerà la città perduta con almeno un esploratore ancora in vita. Potremo scegliere se giocare in modalità solitario o in modalità cooperativa per sopravvivere alla tanto insidiosa spedizione, oppure possiamo sfidarci in un testa a testa per scoprire chi giungerà per primo alla città perduta. Molte regole sono in comune tra tutte le modalità di gioco. In questo video vi illustrerò le regole per la modalità di gioco standard, ossia la modalità cooperativa. Passiamo subito al setup. Formiamo la nostra squadra scegliendo 3 esploratori, uno per competenza. Ciascuna carta, infatti, possiede un diverso simbolo esperienza: giungla, navigazione e accampamento. Questi simboli sono i medesimi che potremo incontrare anche su altre carte nel corso della partita. Poi posizioniamo sopra ogni esploratore 4 segnalini salute. Se un esploratore durante la partita perde anche il suo ultimo segnalino salute, viene rimosso dal gioco. Se tutta la squadra soccombe, i giocatori perdono immediatamente. Poi prendiamo 3 segnalini munizione e 4 segnalini cibo dalla riserva generale. Posizioniamoli nella nostra area di gioco. Ricordiamoci che ogni squadra ha un limite di 4 segnalini salute per esploratore. Non c'è invece un limite per le altre tipologie di risorse. Dopodiché mescoliamo le carte avventura. L'anima del gioco sono proprio loro. Ciascuna rappresenta un possibile incontro nella giungla, fortunato o sfortunato che sia. Ogni carta avventura possiede un numero e una serie di riquadri colorati. I riquadri gialli sono obbligatori. Significa che devono sempre essere attivati. I riquadri rossi rappresentano le scelte. Sono altrettanto obbligatori, ma dovremo scegliere solo uno di essi tra le opzioni a disposizione. I riquadri blu sono invece opzionali. Potremo scegliere se attivarli o se ignorarli. All'interno dei riquadri colorati sono rappresentati anche dei simboli. Abbiamo 2 principali varianti. L'icona in nero ci indicano che possiamo guadagnare la risorsa o l'esperienza indicata. Le icone in bianco, al contrario, ci indicano che dobbiamo spenderle e rimuoverle dalla nostra riserva. Per esempio, la pantera nera possiede un riquadro giallo e 3 riquadri rossi. Guadagneremo obbligatoriamente esperienza dalla foresta. Non può che essere positivo. Ma aspettiamo ad esultare. Dovremo necessariamente anche effettuare una scelta tra i 3 riquadri rossi. Possiamo spendere una munizione e guadagnare un cibo. Oppure possiamo perdere 2 cibi o 2 segnalini salute. La carta raduro invece possiede 2 riquadri blu. Possiamo scegliere se e quali attivare. I simboli ci indicano che potremo spendere un'esperienza accampamento per guadagnare 2 token cibo, oppure per guadagnare un token salute. Possiamo svolgerle entrambe, solo una, oppure nessuna. Se non abbiamo a disposizione nella nostra area di gioco carte esperienza corrispondenti, possiamo attivarla rimuovendo un token salute dall'esploratore con la relativa abilità, oppure 2 token salute da un qualsiasi altro esploratore. Quindi procediamo consegnando a ciascun giocatore 4 carte avventura. Formiamo un mazzo con le carte rimanenti e posizioniamolo sul tavolo. In una partita 2 giocatori, ciascuno riceve invece 6 carte. Dopodiché procediamo creando il nostro percorso nella giungla, scegliendo quali carte spedizione utilizzare in base al livello di difficoltà scelto. Possiamo scegliere tra facile, normale e difficile. Per la prima partita è consigliato utilizzare il livello facile. Quindi in questo caso utilizzeremo 7 carte spedizione e 4 segnalini salute per esploratore. Creiamo una fila di carte spedizione al centro del tavolo, con la città perduta come ultima carta. Successivamente posizioniamo un meeple colorato sulla prima carta spedizione. Poi scegliamo il giocatore che inizierà per primo e consegniamogli il segnalino leader della spedizione. Nel caso di una partita a 5 giocatori, rimuoviamo un segnalino cibo dalla nostra area. Lo scopo del gioco è raggiungere con il nostro meeple la città perduta, prima che tutta la squadra perisca o prima di esaurire il tempo a disposizione. Una partita è suddivisa in una serie di turni scanditi dall'alternarsi di 2 fasi, mattino e sera,
al termine delle quali ciascuna squadra deve mangiare. Iniziamo subito dalla prima fase, la mattina. A partire dal leader, in senso orario, ciascun giocatore giocherà al centro del tavolo una carta avventura alla volta. Ripeteremo l'operazione fino a quando tutti ne avranno giocate due a testa. Disponiamo tutte le carte a formare una fila, che rappresenta il sentiero che i nostri avventurieri devono affrontare questa mattina. Ora, le carte vanno ordinate in maniera crescente, dal numero più basso al numero più alto. Una volta formato il sentiero, dobbiamo affrontare ciascuna carta, partendo dalla prima a sinistra, per poi procedere alle successive verso destra. Le carte avventura possono farci guadagnare o farci spendere risorse o esperienza. Quando guadagneremo una risorsa specifica, prenderemo il token corrispondente dalla riserva. Quando guadagneremo esperienza, conserveremo quella carta nella nostra area di gioco. Sarà spendibile in seguito. Ogni carta risolta che non viene presa grazie al simbolo esperienza viene scartata. Inoltre, alcune carte possiedono simboli speciali che hanno effetto sulle carte del sentiero, ossia i simboli salta, scambia, rimuovi o aggiungi. Nello specifico, il simbolo salta ci permette di scartare la carta subito adiacente sul percorso. Il simbolo scambia ci offre l'opportunità di scambiare di posto due carte più avanti nel percorso. Il simbolo rimuovi ci farà scartare l'ultima carta del percorso. All'opposto, il simbolo aggiungi ci farà aggiungere alla fine del percorso una carta pescata dal mazzo. Ma come facciamo a far avanzare il nostro meeple per raggiungere la città perduta? Con il simbolo avanza, che ci permetterà infatti di muovere il nostro meeple sulla prossima carta spedizione. Se incontreremo invece il simbolo morte, dovremo rimuovere definitivamente uno dei nostri esploratori dal gioco. I giocatori possono discutere sempre sulle scelte, ma il leader ha comunque l'ultima parola. Quando tutte le carte saranno state risolte, giriamo il segnalino mattina sul lato sera. Quindi scartiamo immediatamente un token cibo. Se non lo possediamo, dovremo scartare uno dei token salute ancora a disposizione. Siamo pronti per passare alla fase serale. La sera si svolge in maniera analoga alla mattina, ma con due eccezioni. La prima è che i giocatori dovranno giocare sul tavolo tutte le carte rimaste nella loro mano. La seconda è che le carte rimarranno nell'ordine in cui verranno giocate, vale a dire che non verranno riordinate in ordine crescente come accadeva al mattino. Risolviamo poi le carte come di consueto. Dopodiché giriamo nuovamente il segnalino sul lato mattina e scartiamo un segnalino cibo. Una volta completate le azioni da svolgere durante la sera, il round è concluso. Il segnalino leader della spedizione viene così passato al giocatore successivo in senso orario. Dopodiché, ciascun giocatore pesca 4 nuove carte dal mazzo avventura. Se il mazzo si sarà esaurito, i giocatori perderanno un segnalino cibo. Poi si mescoleranno gli scarti e si formerà un nuovo mazzo. Se il mazzo si sarà esaurito una seconda volta, avremo definitivamente perso la partita. La partita può terminare con tre scenari differenti. Il primo è la vittoria, quando il meeple colorato raggiungerà finalmente la città perduta, superando tutte le asperità della giungla, saremo i gloriosi vincitori. Il secondo è la sconfitta. Se tutti gli esploratori periscono durante la spedizione e nessuno raggiunge vivo la città perduta, avremo perso la partita. Il terzo scenario possibile è la fine del tempo a disposizione. Se il mazzo avventura si esaurirà una seconda volta, come visto, avremo ugualmente perso la partita. Ehi, grazie di essere di nuovo qui. Spero che questo video tutorial vi sia stato utile. Se così fosse, potete lasciare un mi piace e mi raccomando, iscrivetevi al canale di Fustella Rotante. Fateci sapere nei commenti che cosa ne pensate della spedizione perduta e se siete riusciti a sopravvivere almeno una volta alle insidie della giungla. Inoltre, potete seguire Fustella Rotante anche su tutti i canali social. Per farlo, troverete i link in descrizione. Per qualsiasi domanda, dubbio o chiarimento, o semplicemente per scambiare opinioni ed idee, restiamo sempre a vostra disposizione. Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti il mondo dei giochi da tavolo, visitate il sito www.fustellarotante.it. Un grazie enorme dalla vostra Ele, alla prossima!